Anche in questa domenica l'Evangelista Marco ci ricorda che Gesù è in cammino. Mentre arrivava per la strada, il viaggio di Gesù richiama il cammino della sua vita, della missione che lui è venuto a realizzare. E questo cammino, questa missione, ha una meta ben precisa. E questa meta è Gerusalemme, la città della pace, la città di Dio. Gerusalemme, il luogo dove i profeti testimoniano con la vita la loro fedeltà a Dio. E anche Gesù è ben consapevole che a Gerusalemme lui della sua vita le farà una consegna, un dono, proprio quale testimonianza di fedeltà alla missione che Dio gli ha affidato e quale testimonianza di amore per tutta l'umanità. Gesù in cammino e i discepoli con lui camminano con lui, lo seguono, ma sono molto distanti i discepoli dai pensieri che abitano il cuore del Signore. Infatti, mentre Gesù già per due volte ha annunciato ai discepoli la sua passione che affronterà, vivrà proprio a Gerusalemme, i discepoli inseguono altri pensieri, altre chimere, ragionano tra di loro chi dovrà essere più importante, chi dovrà essere il primo nel regno che Gesù instaurerà. Quindi questo cammino di Gesù è fondamentalmente in solitudine, anche se i discepoli camminano con lui. E lungo questo cammino avvengono degli incontri per Gesù, per i discepoli. Mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Questo tale, di cui non ci viene riferito il nome, forse perché rappresenta ciascuno di noi, forse perché ciascuno di noi si possa sentire raffigurato, rappresentato da lui, è un uomo devoto, un uomo pio, lo manifesterà nel suo dialogo con Gesù. E intanto compie un gesto, va incontro, si mette in ginocchio, e inginocchiarsi davanti a un uomo è cosa che non si fa. Ci si inginocchia solo davanti a Dio. Certamente quest'uomo ha la percezione che Gesù è una persona che richiama Dio, è mandato da Dio, e lo chiama con questo titolo, Maestro Buono. Gesù gli ricorda: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. Gesù ricorda lui che Dio è la fonte e l'origine di ogni bontà. E lui, Gesù, ne è il riflesso umano di questa bontà fatta persona, appunto in lui. Quindi quelle parole che l'uomo gli rivolge, Gesù le riconosce come vere. E la domanda che gli pone questo tale: cosa devo fare per avere l'eredità, la vita eterna? Cosa fare perché la vita sia una vita in pienezza? Tanto qui si dice che questa vita in pienezza è un'eredità, cioè non è qualcosa che si conquista, ma è dono di Dio, è dono gratuito. E lui in parte ne è consapevole, in parte chiede cosa fare per poter conseguire questa vita in pienezza. La vita eterna è una vita felice, una vita piena di senso, una vita feconda.
Gesù risponde, dice: tu conosci i comandamenti? E glieli ricorda questi comandamenti, gli ricorda i comandamenti che riguardano il rapporto e la relazione con gli altri, con il prossimo: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire il falso, non rubare, onora tuo padre e tua madre. C'è Gesù ricorda questi comandamenti della legge di Dio, queste piste di cammino per avere una vita feconda, una vita piena di senso. Intanto non è tornato al domani, lo mette all'ultimo Gesù in questo elenco, forse perché gli salta ancora di più. Ma poi c'è, insomma, Gesù ricorda i comandamenti che esprimono l'amore alla vita. Il primo, quindi, ricorda: non uccidere, ma ama la vita in tutte le sue espressioni. E gli dice anche: non rubare, non privare gli altri dei suoi beni. Ecco, Gesù gli ricorda che per avere una vita piena di senso occorre vivere, obbedire, custodire, coltivare i comandamenti di Dio. Il tale risponde: maestro, io tutte queste cose le ho osservate, le ho custodite fin dalla mia giovinezza. E gli fa un'affermazione molto, molto, molto pesante, impegnativa. Egli è un uomo che vive alla luce dei comandamenti di Dio. E Gesù non lo contraddice, quindi lo riconosce nel pieno. A questo punto c'è qualcosa di nuovo, di altamente, fortemente rivelativo in questo dialogo tra Gesù e questo padre. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Siamo al centro del brano del Vangelo e questo centro ha proprio come oggetto questo sguardo amore del Signore, uno sguardo che penetra il cuore, l'interiorità di quell'uomo, e anche nostro, ci scende fino in fondo. È come quella, la parola di Dio che noi ascoltavamo nella seconda lettura: la parola di Dio è viva, efficace, è più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino nel punto di divisione dell'anima e dello spirito. Questo dice l'autore della lettera agli Ebrei in riferimento alla parola di Dio. E noi sappiamo che Gesù è la parola di Dio che si è fatta carne, si è fatto uomo. Ecco, questa parola di Dio, Gesù, penetra come una spada nella nostra interiorità, in dove c'è la divisione dell'anima e dello spirito. E ci aiuta a fare discernimento, ci aiuta a capirci dentro e in profondità su quello che siamo e sul valore che hanno anche le nostre azioni, lo stile della nostra vita, se è conforme o no al progetto che Dio ha su ciascuno di noi. Ecco, questo sguardo d'amore, e lo amò, dice l'Evangelista, è uno sguardo d'amore. Ecco, questo sguardo d'amore qualifica tutti noi, ciascuno di noi. Chi sono io? Chi siamo noi? Noi siamo uomini e donne amati dal Signore. Siamo persone oggetto dell'amore di Dio, un amore che non è stato conquistato, meritato da noi. È un amore gratuito, un amore preveniente, un amore che ci precede. L'amore di Dio, un amore a prescindere. E questo Gesù ci rivela, e questo Gesù sta mostrando a quel tizio. Dicevamo che quel tizio in qualche modo ce ne rappresenta tutti. Sta mostrando a noi questa sera. Gesù ci guarda, ci penetra nel profondo del cuore per dirci e manifestarci che siamo persone amate. Poi gli dice: una cosa sola ti manca, va,
cercando ai poveri, avrai un tesoro in cielo. Vieni e seguimi. Con queste parole Gesù in fondo concretizzano questo amore profondo che Dio ha verso di lui e verso ciascuno. È un amore che ci pone di fronte alla necessità di vivere alla luce di questo amore di Dio. Cioè, le cose che abbiamo, i beni che abbiamo, le ricchezze dei beni o delle proprietà o anche dei nostri talenti, della nostra professionalità, tutto è dono di Dio e anche conquista nostra, ma tutto dovrà essere vissuto alla luce di questo amore di Dio e posto al servizio e in dono gratuito verso gli altri. Gesù ci invita, cioè, a non trattenere per noi le cose che abbiamo o cioè le qualità che abbiamo, ma a metterle tutte in un atteggiamento di servizio gratuito verso i fratelli. È proprio quello che lui sta facendo. La vita di Gesù è questo: andare verso Gerusalemme, dove della sua vita ne farà una consegna, ma tutta la sua vita è stata un dono d'amore, un servizio d'amore a tutti. Egli per tutto ha avuto parole di consolazione per i malati, ha avuto parole di guarigione per coloro che sono tristi, parole di conforto e di speranza. Davvero, la mia vita è un pane donato. Io mi sono fatto pane spezzato che si dona per essere mangiato. Quello che Gesù ricorderà la sera del tutto la cena, quando istituirà l'Eucaristia. Prendete e mangiate questo pane, e questo pane è il mio corpo, è la mia vita, e si è fatta pane, dono, gratuito per voi. Questa è la vita di Gesù. E questo, a questa vita, a questo stile di vita, lui ci vuole chiamare, in forza di quella scelta, di quel dono di amore con il quale lui ci guarda e ci ama. La reazione di quella, la risposta di quel tizio è una risposta deludente. Perché? A queste parole quell'uomo si fece scuro in volto e se ne andò rattristato perché aveva molti beni. Ecco il dramma. C'è uno sguardo d'amore, uno sguardo di luce da parte del Signore e c'è una risposta di oscurità che avvolge quel volto e di tristezza che si impadronisce di quell'uomo. Perché? Perché le sue sicurezze erano deposte nei beni che aveva. Era ricco, ricco di beni materiali, ma ricco forse anche delle sue osservanze, ricco del suo io, di tutto quello che lui era consapevole di essere e di avere. Mentre il Signore ci chiede di renderci poveri nello spirito. Ricordate la prima beatitudine che Gesù proclama, il primo grande insegnamento che dà, che fa ai discepoli, a tutti noi: beati poveri nello spirito, beati coloro che davanti a Dio si riconoscono poveri, creature povere, e tutto ciò che hanno è dono gratuito, è un dono da mettere al servizio e a disposizione della condivisione con i fratelli. A questo il Signore ci chiama. Certamente questo non è facile, tant'è che i discepoli si rabbuiano anche loro, si rattristano, diventano perplessi. Signore, ma allora nessuno si potrà salvare. E infatti la salvezza non è opera nostra, la salvezza è opera di Dio. La salvezza è dono, ma a noi ci viene chiesto di accogliere questo dono. E se noi accogliamo quello sguardo e il dono d'amore e della salvezza del Signore, tutto questo, la nostra vita viene cambiata, la nostra vita acquista una nuova scala di valori, viene catapultata, la scala di valori viene totalmente capovolta. E questo si verificherà poco dopo nel racconto del Vangelo in un personaggio ben preciso che conosciamo bene,
Zaccheo, ricordate? Zaccheo era un uomo potente, era il capo dei pubblicani del cerco, e anche lui era ricco ma infelice. E quando Gesù passa dalla sua città, lui lo vuole vedere e sale sull'albero. A un certo punto Gesù, camminando, si ferma e lo guarda e gli dice, gli volge la parola, lo guarda tanto, ancora quello sguardo di amore. Dice, Zaccheo, scende presto, perché oggi io devo fermarmi a casa tua, io oggi voglio entrare nella tua vita. E Zaccheo scese e lo accolse con gioia. Subito dopo dice Zaccheo, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e a chi ho rubato restituisco 4 volte tanto. Vedete la differenza tra i due personaggi, il personaggio del Vangelo di oggi è di fronte al Signore che gli dice, vieni, condividi ciò che hai, ciò che sei, e si cappuglia nel volto e si intristisce. E invece il personaggio di Zaccheo è guardato dal Signore senza che il Signore gli chiedesse di fare, di vendere, di liberarsi dai beni, senza nulla. Non gli chiede nulla al Signore. Gli dice, io oggi voglio entrare nella tua vita. E lui con gioia lo accoglie. E la sua vita cambia. I parametri, i valori che lui aveva, adesso non sono più i soldi accumulati, ma quello sguardo, quella ricchezza, quella relazione d'amore che il Signore gli dona e che gli dà la capacità di guardare gli altri in un modo nuovo. Ci lasciamo interpellare questa sera a questa parola che credo che parli con grande chiarezza. Ciascuno di noi si lasci interpellare nel profondo del proprio cuore, del proprio intimo, come questa parola che è la spada che penetra nel cuore, e possiamo dare una risposta, possiamo dare un sì al Signore, una risposta di amore, una risposta di novità di vita, perché la nostra vita sia veramente eterna, gioiosa, piena di senso.